Il perseguimento di questi scopi, o meglio, di quest'unico fine totale dell'umanità, è poi diviso nella maggiore società umana fra parecchie singole classi, in modo che i membri di queste si educano esclusivamente, o almeno in grado eminente, soltanto per la loro classe e più tardi mediante la loro classe. Si vede com'è conseguenza necessaria di questo indirizzo che i membri di una classe ricevano di regola solo una parte della cultura umana, ma in nessun modo nella sua integrità, e che una maggiore o minore unilateralità di spirito e di cultura costituisca il distacco dei singoli. Secondo questo necessario indirizzo e sotto queste circostanze, difficilmente si potrà trovare da qualunque parte un uomo intero, perfetto. Bisognerebbe comporselo riunendo più persone in condizioni diverse e opposte. A gran pena si potrebbe trovarlo in una singola persona, nel vasto campo dell'universo società umana e delle sue consuete istituzioni di cultura. Ora importa trarre ad un sol punto questa unilaterale cultura di classe e mescolarla ad una cultura universale e puramente umana. E nello stesso tempo, per attenermi all'immagine testé introdotta, realizzare effettivamente la suddetta composizione di un uomo intero e perfetto fuor da parecchie persone, ciascuna delle quali ha qualche altra cosa che pur appartiene ad un uomo intero, e ciò non soltanto nel pensiero, ma in modo che, per una corta mescolanza, ciascun individuo per sé sia di fatto, in quanto è possibile, quell'uomo intero e perfetto. Questo problema non è mai risolto nella grande società, ma è l'unico scopo possibile e ammesso di una minor società, sorta per segregazione dalla società maggiore e composta di tutti i ceti e di tutte le popolazioni civili, la quale, appunto, si chiama Frammassoneria. Di qui ricaviamo inoltre l'importante e del tutto luminosa conseguenza che ogni oggetto della cultura, il quale possa venir conseguito nella vita sociale, ma in altra maniera che nella società maggiore, è ad un tempo oggetto della cultura massonica. E che è bene ed è necessario che il massone si sia appropriata la maggior parte possibile della cultura, sia con le scienze o con l'arte o con le occupazioni e l'esperienza. Se non che ogni unilateralità, ossia ciò che nella maggiore società, per la separazione di un ramo della cultura dal suo complesso totale, tocca a questo singolo ramo, ne dipende, e inoltre ogni accidentalità che per condizioni di tempo e di luogo si sia radicata in un aspetto di questa cultura, tutto questo viene nella massoneria staccato dal resto e nella fusione delle culture rimane indietro quale caput mortuum. Così la cultura religiosa, tanto per fare un esempio, è senza dubbio parte dell'educazione massonica, ma la religione del massone è qualcosa di affatto diverso da quello di una chiesa comunque costituita, oppure anche di una setta particolare, o infine dei deisti e rischiaratori della Bibbia che superficialmente filosofeggiano o interpretano disonestamente.